Parcheggi selvaggio a Venere Reale in vicolo San Rocco e davanti alla cappelletta dedicata al santo. I residenti stufi chiedono che il problema venga risolto al più presto, così come ha illustrato ai nostri microfoni un residente, Luigi Urbano. Abito qui in vicolo San Rocco e abbiamo il problema dei parcheggi selvaggi, abbiamo il problema di gente che sposta continuamente i panettoni qui per poter parcheggiare sulla piazzetta davanti alla cappelletta e di conseguenza siamo stufi perché tanta gente, non trovando posto anche all'interno di questa piazzetta, si parcheggia qui all'uscita del vicolo, impedendo a chi abita qui di entrare e di uscire per andare a lavorare o per portare i bambini dalle nonne per poter andare poi a loro volta a lavorare. Abbiamo rivolto già da parecchi anni questo problema in comune, l'abbiamo presentato in una lettera protocollata e di conseguenza dopo tale ultima lettera protocollata hanno messo questi 4-3 paletti. E hanno detto che non potevano metterne altri di qua perché non ce n'erano e non c'erano i soldi oltretutto, lasciando i panettoni che non sono serviti a niente perché la gente continua a spostarli per poter parcheggiare. Non sappiamo più cosa fare, sinceramente. Abbiamo raccolto le firme, l'ultima volta che abbiamo fatto l'esposto con una lettera in comune, abbiamo raccolto le firme, una lettera indirizzata al sindaco, ai lavori pubblici e al comitato dei vigili urbani, anche perché i vigili passano spesso di qua, vedendo le macchine parcheggiate, non è che si fermano per poter eventualmente farle spostare o dare multe, non lo so, non si fermano mai, mai. Anzi, addirittura i vigili, alcuni, vengono, entrano nel vicolo, parcheggiano dietro la chiesetta per andare anche loro a loro volta in panetteria e non è corretto. Non sono in servizio, in panetteria ci vanno quando sono fuori servizio. Ormai sono 10 anni e passa, da quando hanno fatto l'incrocio qui, che l'hanno finito, che hanno sempre detto devono finire i lavori, quando ci daranno la consegna dei lavori finiti, cioè, prima che finiscono i lavori cerchiamo di risolvere il problema, il che non è mai stato fatto. Dall'architetto Cardace mi sono rivolto parecchie volte e anche lei continua a dire dobbiamo finire i lavori, devono darci la consegna dei fine lavori, prima che ci danno la consegna dei fine lavori facciamo aggiustare questo problema. Non si è mai fatto niente, siamo stufi perché a forza di entrare e uscire qua non si riesce più a vivere tranquilli, c'è da bisticciare continuamente. Addirittura quando hanno fatto i lavori qua avevano detto che mettevano anche delle telecamere per controllare, non sono mai state fatte niente del genere, quindi c'è persone ammalate, purtroppo sono una signora ammalata di tumore che ha chiesto anche un parcheggio riservato per poter avere la comodità, anche perché più delle volte su una sedia a rotelle e di conseguenza non gliel'hanno ancora concesso. Ormai sono passati anni anche perché questa signora ha fatto subito la richiesta di questo parcheggio per conto proprio e non gliel'hanno mai concesso. Si deve riunire la commissione, non so quale commissione si dovrà ancora riunire perché sono passati, ripeto, non dico tanto, ma un paio d'anni sono passati. Il nostro appello è quello che si prendano provvedimenti più che immediati per risolvere il problema, di trovare la soluzione per questi panettoni che non si debbano più spostare o mettere dei paletti che si possono rimuovere qualora si deve entrare per fare dei lavori o robe del genere sul piazzale di questa cappelletta. Se ci sono dei sistemi particolari per poter spostare i paletti o i panettoni stessi. Poi abbiamo chiesto un carico e scarico merci in questa posizione qua che non dava fastidio a nessuno. Abbiamo chiesto un posto per
per la persona che purtroppo è malata di tumore, addirittura gli abbiamo offerto di farla attaccata al mio muro di cinta, un parcheggio, proprio perché abbia la possibilità di entrare e uscire da casa sua con più tranquillità. E questo è tutto, chiediamo solo un'immediata soluzione del problema.